Pandora TV oggi c'ha tre materiali. Abbiamo ragionato per fronteggiare questa crisi, abbiamo ragionato, abbiamo mandato in onda una bellissima intervista di Chavez del 2012 che racconta tutto sulla Siria e su Gheddafi. Stupenda. Ascoltando questa intervista si capisce metà di quello che sta succedendo adesso, se non di più. Poi abbiamo messo in onda un discorso pensate, di Sarkozy, che abbiamo trovato su YouTube, dove Sarkozy spiega che noi non dobbiamo andare in guerra con la Russia perché la Russia è parte della nostra cultura. Un intervento straordinariamente interessante fatto da lui. E questo è il terzo materiale che abbiamo dato in onda, è un materiale in cui si parte da un discorso della Yulia Tymoshenko sull'Ucraina, in cui la signora Yulia Tymoshenko, fatto l'anno scorso, dice: coloro che hanno creato questo disordine in Ucraina sono coloro che avevano nelle mani le televisioni dell'Ucraina, e fa l'elenco lei stessa di Kolomoyskyj e di tutti gli altri oligarchi che hanno conquistato le televisioni ucraine per trascinare il popolo ucraino a odiare la Russia. Lei lo fa, non io. E poi ci sono le immagini del massacro della popolazione civile del Donbass. Sono tre documenti che uno li vede, e io sono convinto li vede, e poi capisce che quello che gli hanno raccontato era tutto una bugia. È una specie di forma liberatoria, diciamo così. Questo è quello che volevo segnalare. Naturalmente, io voglio aggiungere un'altra cosa molto importante. Per me è forse la questione più importante per risolvere tutte le altre. Noi dobbiamo porci il problema di come massa di cittadini, se siamo in grado di affrontare e di proporre una soluzione. La mia soluzione è questa. L'Italia deve uscire dalla NATO il più in fretta possibile. Lo so che è un'impresa inimmaginabile dal punto di vista del potere, perché di fatto noi siamo una colonia della NATO, siamo un paese a sovranità praticamente azzerata. Bene, io credo che noi dovremmo lanciare una grande campagna nazionale di raccolta firme per chiederci tutti noi quanti siamo quelli che abbiamo capito che l'Italia deve diventare neutrale se vuole risparmiarsi il pericolo di una guerra o di essere trascinata in una guerra nella quale non ha nessun interesse ad andare, né in Ucraina né nel Nord Africa. Io credo che questa dovrebbe essere una campagna grossa alla quale si può parlare, con la quale si può parlare praticamente a tutte le componenti della politica e della società italiana. Non è una questione solo di sinistra, è una questione che potrebbero comprendere centinaia di migliaia di persone, se non milioni. Se gli italiani sapessero che noi spendiamo per la nostra difesa, incluse le difese della NATO, 70 milioni di euro al giorno, io credo che tutti ci farebbero una riflessione sopra. Sinistra, destra, centro, sopra, sotto. Insomma, c'è un comitato, sta lanciando, c'è un appello molto bello scritto da Manlio Di Nucci che farà da punto di riferimento. Ci sono nomi importanti che stiamo raccogliendo. Chiederei a Massimo Mazzucco di essere tra i firmatari di questo appello perché ha sufficiente prestigio per trascinare dietro di sé migliaia di persone. Io l'ho firmato, lo hanno firmato in molti, Luciano Canfora, Franco Cardini, lo stanno firmando in molti. Entro la fine del mese noi dovremmo lanciare con una grossa conferenza stampa questo appello e cominciare la raccolta firme. Lo dico perché è ovvio che io non mi aspetto che raccogliendo le firme noi usciamo dalla NATO, ma vorrei che ci fosse un sussulto italiano di massa che dice: noi questa cosa qua non la vogliamo più, questa alleanza non è quella che abbiamo firmato quando diventammo membri della NATO, questa è stata cambiata in corso d'opera, è stata modificata senza consultare né il popolo italiano né il Parlamento italiano, e questa alleanza ci porta comunque in situazioni di estremo pericolo e di guerra. Fuori l'Italia dalla NATO. Questa è la mia proposta, magari per una riflessione successiva da fare insieme a voi.